Su fattore di crop e profondità di campo ne ho sentite veramente di tutti i colori. In questo video vediamo esattamente di cosa si tratta e analizziamo tutti gli aspetti coinvolti. Alla fine del video ti farò anche vedere come non c'è un meglio e un peggio, ma solo strumenti da conoscere. Dopo la sigla. Ciao, sono Mariano di videozappo.com. Questo canale tratta di fotografia e di video. Troverai prove, tutorial e guide, proprio come quella di oggi, che è la prima di due puntate che dedicherò a questo argomento. Quindi, se non lo hai già fatto, iscriviti al canale e attiva le notifiche in modo da non perdere i prossimi video. Per tutti i link alle risorse di cui ti parlo in questo video, come al solito, dai uno sguardo alla descrizione qui sotto. Ti sarà senz'altro capitato di sentir parlare di fattore di crop o crop factor. Iniziamo a vedere di che cosa si tratta e scopriamo subito che i sensori possono avere dimensioni differenti. Questa che vedi qui fuori è la dimensione della pellicola più grande che si utilizzava ai tempi appunto della pellicola. È un tipo di lastra che è grande 20x25 cm e che veniva utilizzata prevalentemente per la fotografia in studio di oggetti come le automobili o comunque per lo still life di alta qualità. Molto più comune era questa, che era la pellicola in formato 4x5 pollici o 10x12 cm, e questa veniva utilizzata in maniera praticamente universale per tutto lo still life di una certa qualità, quindi per tutti quegli scatti che dovevano essere o stampati in una dimensione considerevole oppure comunque avere una qualità piuttosto elevata. Poi c'era la pellicola 6x7 cm o 6x6, ma il 6x7 diciamo era ampiamente più utilizzabile, che era quella utilizzata ad esempio dai fotografi di moda o comunque dai fotografi di still life quando volevano risparmiare qualche soldino, perché comunque la pellicola 4x5 costava e soprattutto richiedeva un certo tempo per la messa a punto della macchina. Poi c'era la pellicola 4,5-6, che è questa che vedi qui fuori, che veniva utilizzata anche questa sia dai fotografi di moda che magari anche dai fotografi di matrimonio, perché appunto produceva delle stampe che in dimensioni ragionevoli fino al 30x40 ma anche il 40x50 comunque avevano un'ottima qualità. E poi c'è il 35 mm, quindi il 24x36, che sostanzialmente è il formato della pellicola per antonomasia. Veniva utilizzato praticamente da chiunque per ogni genere di fotografia. Era un buon compromesso tra la dimensione degli apparecchi, la dimensione della pellicola, i costi, la qualità dell'immagine finale. Diciamo, era il formato più diffuso in quanto estremamente pratico e comunque con una qualità ancora discreta. Perché ti ho parlato di pellicole? Perché il sensore che oggi si chiama full frame è quello che ricalca esattamente le dimensioni del 24x36 della pellicola 35 mm. Esistono sensori più grandi, il più grande che puoi comprarti ad un prezzo ancora tra virgolette ragionevole è quello della Fuji GFX, che è grande all'incirca 44x33 mm ed è quindi un pochino più grande del full frame. Tutti gli altri sono più piccoli del full frame. Quello probabilmente più diffuso sia su mirrorless che sulle reflex economiche è questo qui, che si chiama APS-C, che in realtà è in due formati, uno che usano tutti e l'altro che usa soltanto Canon, ma insomma in fin dei conti la differenza è minima. C'è poi il micro 4 terzi, che è ancora più piccolo dell'APS-C e che viene utilizzato nelle macchine Olympus e Panasonic, come quella che mi sta registrando in questo momento, che è una Panasonic GH4, che ha una superficie che è all'incirca un quarto del full frame. Esistono poi i sensori da un pollice, che sono quelli che trovi ad esempio nelle compatte di un certo livello, che sono ancora più piccoli del micro 4 terzi, ma comunque hanno ancora una discreta superficie. Quello che vedi qui piccolo piccolo è il sensore che generalmente si trova all'interno degli smartphone di una certa qualità, quindi non è il sensore più piccolo che esiste, ma come vedi ha comunque una dimensione estremamente ridotta rispetto a quelli, diciamo, delle macchine fotografiche propriamente dette. Che cosa comporta questa differenza di dimensioni? Comporta che per avere un'immagine del nostro albero, quindi del nostro soggetto, che riempie allo stesso modo un sensore grande, questo che vedi è un full frame, e un sensore piccolo, questo è un micro 4 terzi, quindi per avere lo stesso angolo di campo, che sarebbe questo angolo qua, dobbiamo avere lunghezze focali differenti, quindi il sensore deve trovarsi a una distanza differente da quella dell'obiettivo. L'obiettivo deve avere una focale
più corta sul sensore più piccolo, perché altrimenti se io prendo questo sensore piccolino e lo metto qui, anziché inquadrare tutto l'albero, quindi se utilizzo questo obiettivo che ha una lunghezza focale più lunga, anziché inquadrare tutto l'albero, inquadro soltanto questo pezzetto qui in mezzo. Quindi utilizzerò un obiettivo che in questo caso ha una focale che è la metà, e in questo modo l'albero occuperà la stessa porzione sul sensore, quindi l'angolo di campo di questo obiettivo e l'angolo di campo di questo obiettivo, quindi l'angolo formato da queste due righe, è lo stesso. Così nasce il concetto di focale equivalente, ovvero un obiettivo che su un determinato sensore ha lo stesso angolo di campo di un altro obiettivo, che sarebbe la focale equivalente, sul full frame, sul 35 mm. Quindi, se questa è la mia focale 35 mm, questa è la focale equivalente per questo sensore, che è un APS-C, questa è la focale equivalente per questo sensore, che è un micro 4 terzi, e questa è la focale equivalente per questo sensore, che è quello di uno smartphone. Se questo è ad esempio un 50 mm, questo qui ti anticipo che sarà un 35 mm, questo sarà un 25 e questo qua sarà qualcosa di molto simile a un 6 mm. Queste focali sono tutte equivalenti alla focale 50 mm sul full frame. Il crop factor è semplicemente il rapporto tra la diagonale del 35 mm, che è lunga circa 43 mm, e la diagonale del sensore che stiamo esaminando. Questo numero che viene fuori è quello per cui devo moltiplicare la focale effettiva che ha l'obiettivo per ottenere la focale equivalente sul full frame. Nel dettaglio, questo è il 35 mm che ha per definizione un crop factor che è uguale a 1. Questo è un sensore APS-C che ha un crop factor di 1.5, tranne nel caso di Canon, dove questo numero diventa 1.6, ma insomma, in fin dei conti, cambia abbastanza poco. Questo è il micro 4 terzi che ha un crop factor di 2, e questo è il sensore da un pollice che ha un crop factor di circa 2.7. Il fattore di crop del sensore di uno smartphone è gigantesco e vale all'incirca 8 nella migliore delle ipotesi. Questo che vedi qui fuori è un caso particolare, perché è il sensore che abbiamo visto prima della Fuji GFX, che è tra virgolette il sensore più grande che possiamo ancora acquistare senza dilapidare un patrimonio o vendere un appartamento, ha un fattore di crop che è 0.8. Per avere lo stesso angolo di campo sulla GFX dovrò ovviamente utilizzare degli obiettivi più lunghi rispetto a quelli del full frame, in quanto il sensore è appunto più grande. Così sembra semplicissimo, ma ci sono una serie di implicazioni. La prima è questa qua, il concetto di luminosità equivalente, che è senz'altro meno conosciuto di quello di lunghezza focale equivalente. Che cosa succede? Che se questo è un sensore full frame e questo è un sensore micro 4 terzi, se io prendo un obiettivo f2.8, che per il discorso che abbiamo visto prima sul full frame sarà un 50 mm e sull'APS-C sarà un 25 mm, io otterrò un'immagine che ha la stessa dimensione relativa sul sensore, l'alberello ci passa per intero, e la stessa luminosità. Ma la quantità complessiva di luce che arriva sul sensore è inferiore. Quindi, se io prendo questa immagine e la espando a farla diventare grande quanto quella full frame, sarà più scura. Se tu immagini il sensore come un bicchiere e la luminosità dell'immagine come il livello del liquido all'interno del bicchiere, è chiaro che se il mio sensore è più piccolo, per avere lo stesso livello di liquido all'interno del bicchiere, in quello piccolo dovrò metterne di meno. Ma se poi prendo il liquido che ho versato nel bicchiere piccolo e lo travaso nel bicchiere grande, evidentemente il livello sarà inferiore, perché appunto c'era meno acqua. Se voglio avere la stessa quantità di acqua, avrò il mio obiettivo che è sempre da 50 mm e sempre da 25 mm. Ma nel caso del full frame sarà f2.8, e nel caso del micro 4 terzi, dove il fattore di crop è 2, sarà 1.4, e infatti se moltiplico 1.4 per 2 ottengo 2.8. La conseguenza è che l'immagine sarà più chiara, in quanto ho fatto arrivare sul sensore una maggiore quantità di luce. È come se, nell'esempio del bicchiere, avessi fatto arrivare il doppio del liquido all'interno del bicchiere piccolo. Nell'istante in cui lo vado a riversare nel bicchiere grande,
la quantità di liquido sarà esattamente la stessa. Di conseguenza, quando prenderò questa immagine più chiara e la espanderò fino a farla diventare grande come il full frame, avrà esattamente la stessa luminosità, quindi il liquido nel bicchiere sarà alla stessa altezza. Vediamo questa cosa nello specifico del sensore. Vedi che il numero di pixel che hanno questi sensori è per tutti quanti uguale. Quello che cambia è appunto la dimensione del singolo pixel, che chiaramente diminuisce col diminuire della dimensione del sensore. Il bicchiere da grande inizia a diventare sempre più piccolo, fino ad arrivare a diventare microscopico nel caso del sensore dello smartphone. Nota come ho lasciato questi divisori, che sono, diciamo, lo spazio che separa un pixel dall'altro, sempre della stessa dimensione, perché in effetti è così, ovvero questo spazio effettivamente non può scendere sotto un certo limite, per cui se nel sensore full frame abbiamo uno spazio che in percentuale è, diciamo, trascurabile rispetto alla dimensione del pixel, quando portiamo questa cosa a dimensione sensore smartphone, ma anche in quello da un pollice, questo spazio, tra virgolette, sprecato inizia a diventare rilevante. Quindi diciamo che le cose vanno un pochino peggio di quanto uno si aspetterebbe al decrescere della dimensione del sensore, perché appunto la dimensione utile del pixel diminuisce un pochino più rapidamente della dimensione complessiva del sensore, questo ovviamente a parità di risoluzione. Se i sensori fossero macchine perfette staremmo a parlare di nulla, ma nella realtà c'è un grosso problema, che è quello del rumore, ovvero una sorta di segnale casuale che il sensore comunque genera. Immagina questo come un sensore completamente al buio, quindi dove non ci arriva sopra nessuna immagine. Vedi che alcuni pixel sono bianchi ed altri sono addirittura neri. E questo a prescindere da quello che arriva sopra, è un segnale che il sensore produce comunque, senza nessuna azione, tra virgolette, esterna da parte della luce che arriva. Ora, ovviamente questo è esagerato, nella pratica il rumore è molto più simile a una cosa di questo tipo, dove nel buio completo ci saranno dei pixel che sono veramente bui e degli altri che sono un pochino più luminosi. La conseguenza qual è? È che se questa è la mia immagine reale, quindi quello che sto vedendo con i miei occhi, la foto che risulterà sarà all'incirca così, con le zone scure che hanno il rumore particolarmente evidente e nelle zone chiare dove questo rumore si vede un pochino di meno. E questo introduce un altro concetto, che è quello del rapporto tra segnale e rumore. Capisci abbastanza facilmente che se tu stai in metropolitana con i finestrini aperti come era una volta a parlare con qualcuno, dovrai sostanzialmente strillare perché il rumore è assordante e la persona, pure che è davanti a te, non riuscirà a sentirti. Se tu sei in una casa silenziosa dove non vola una mosca, probabilmente per parlare con una persona che magari sta a 5 metri da te non dovrai neanche alzare la voce, perché appunto sei nel silenzio. Con le immagini succede esattamente la stessa cosa: dove c'è tanta luce, quindi tanto segnale, tanta voce forte, anche che c'è un pochino di rumore, questo non disturberà. Quando invece il segnale e il rumore, quindi la voce e il rumore che c'è fuori, sono all'incirca uguali, come appunto nelle ombre, il rumore diventerà predominante e sarà più visibile. Perché ti sto dicendo questo? Perché, come abbiamo visto qua, se il mio pixel è grande potrà contenere tanta luce, tanto segnale, e quindi il rumore sarà relativamente basso. Se mi trovo in questa condizione qui, dove il pixel è talmente piccolo che non riesco neanche ad indicartelo, avrò il problema che la quantità di luce che riesco a mettere lì dentro, la dimensione del mio bicchiere è piccola e ci potrò mettere poca acqua, poca luce, e di conseguenza il livello del rumore, che è praticamente costante per qualunque dimensione del pixel, influenzerà molto di più la mia immagine. E questo ci conduce al concetto di isoequivalente. Avrai notato che io qua avevo scritto delle sensibilità. Che cosa vuol dire? Che se sul mio sensore full frame avrò un certo livello di rumore a 400 ISO, lo stesso livello di rumore in un sensore APS-C lo avrò a 200 ISO, e a 100 ISO su un sensore micro 4 terzi. A circa 50 ISO, i numeri sono tutti approssimati, lo avrò per un sensore di un pollice, e meraviglia delle meraviglie, sul mio smartphone dovrei impostare qualcosa come 6 ISO, che è una sensibilità che non ha nessun utilizzo pratico, perché per utilizzarla ci vorrebbero obiettivi luminosi e funzionerebbero comunque soltanto al sole dal punto di vista proprio pratico. Ora ti starai chiedendo per quale motivo le foto con lo smartphone vengono comunque bene, e questo è perché
l'immagine non è che viene prelevata dal sensore e così com'è presentata, subisce una serie di processi di lavorazioni tali per i quali, quando la luce è comunque sufficiente, il livello del rumore non è così visibile e può essere serenamente rimosso con un algoritmo software. Chiaramente questo intervento nelle foto che fai con lo smartphone è molto pronunciato e lo è sempre di meno mano a mano che la dimensione del sensore aumenta. Avrei però notato che il moltiplicatore che ho utilizzato per gli ISO è diverso da quello che abbiamo utilizzato per l'apertura relativa, per il diaframma. Infatti lo devi moltiplicare sostanzialmente per due volte. Quindi ti faccio l'esempio col micro 4 terzi, che è il più facile: il fattore di crop è 2 e lo devi moltiplicare per due volte per 2. Quindi 100 per 2 per 2 fa 400, 100 per 2 200, per 2 400. Nella pratica la formula sarebbe sensibilità per fattore di crop al quadrato, e così ottieni la sensibilità equivalente dal punto di vista del rumore per un determinato sensore rispetto al sensore full frame. Se pensi che questa cosa sia pura teoria, ti faccio un esempio pratico. Questa è una Nikon D610 con il suo 50 mm f1.8 e questa è una Panasonic GH5 con un obiettivo Wattlander che è un 25 mm f0.95. Nota come, applicando i fattori di crop di cui abbiamo parlato finora, torna tutto in maniera abbastanza precisa, perché la risoluzione della D610 e della GH5 è presso a poco la stessa, ci sono 3 megapixel di differenza, ma insomma in buona approssimazione è la stessa. La lunghezza focale 50-25, il fattore di crop, ti ricordo che tra micro 4 terzi e full frame è 2, quindi 25 per 2 fa 50, la lunghezza focale è perfetta. Questo è f1.8, questo è 0.95, 0.95 per 2 fa 1.9, ma insomma sostanzialmente equivalente. Gli ISO, come vedi, qua sono 200 e qui sono 400. 200 per 2 fa 400, per 2 è 800, quindi moltiplicato due volte per il fattore di crop, che è 2, ottengo questa sensibilità. Questo vuol dire che se io scatto una foto con la D610 ad f1.8 con il 50 mm ad 800 ISO e poi scatto una foto con la GH5 a 200 ISO con il 25 mm a f0.95, le due foto saranno sostanzialmente indistinguibili sotto ogni punto di vista. Ricapitolando, più un sensore è piccolo, più è facile realizzare apparecchi piccoli, sia dal punto di vista del corpo macchina che dell'obiettivo. È più facile implementare la stabilizzazione del sensore, in quanto sarà più piccolo, più leggero e quindi più facile da muovere per stabilizzarlo. È più facile contenere il rolling shutter nel video. Questa cosa è un pochino complicata, ma nella realtà un sensore più piccolo implica che il tempo di lettura del sensore sarà più basso. Vuoi perché la risoluzione tendenzialmente nei sensori più piccoli è inferiore, vuoi perché i collegamenti sono più brevi, più corti. Questo magari suona un po' strano, ma nella pratica è esattamente così che succede. È più facile avere tutto a fuoco, in quanto le focali equivalenti sono più corte e i diaframmi equivalenti sono tendenzialmente più chiusi, di conseguenza è più facile avere una profondità di campo elevata. Poi di questo ne parleremo meglio la prossima volta. Sensore piccolo, come abbiamo visto, vuol dire sensibilità inferiore alla luce. Il numero ISO magari è lo stesso, ma come abbiamo visto prima c'è il problema del rumore, e di conseguenza quando dico questa cosa intendo a parità di immagine, quindi di qualità dell'immagine, è ovvio che un sensore più grande avrà una migliore sensibilità alla luce. Con un sensore piccolo è difficile salire di risoluzione, lo abbiamo visto prima. È più difficile riprodurre i dettagli fini della foto, che significa che l'immagine diventa talmente piccolina che entrano in gioco una serie di fattori, fra cui la diffrazione, il principale, di cui ti ho parlato in un video dedicato che ti linko in descrizione e nella card qui sopra. È molto importante capire questo concetto. Ma più è piccola la dimensione del sensore, più sarà rilevante l'effetto della diffrazione. Oltre a questo ci saranno una serie di altri effetti dovuti proprio alla dimensione e alla vicinanza dei pixel, che impediscono al sensore di avere una qualità nei dettagli fini altrettanto valida rispetto a quello di un sensore più grande. Come abbiamo visto prima, il rumore è all'incirca una costante e di conseguenza, se io riesco ad immagazzinare meno fotoni nel mio sensore perché i fotorecettori sono più piccoli, i pixel sono più piccoli, quindi avrò più difficoltà al salire degli ISO nel contenere questo rumore, cioè il rumore diventerà sempre più visibile. E ultimo ma non ultimo, avrò una gamma dinamica più ridotta. Come ti ho fatto vedere nell'esempio del bicchiere, in un sensore più grosso, quindi con i pixel più grandi, riesco a mettere più fotoni, quindi più luce, e
questa cosa mi consentirà più facilmente di avere una gamma dinamica elevata, perché il bicchierino piccolo si riempie evidentemente prima del bicchiere grande, e questo comporta che sarà poi più difficile interpretare bene quei dati, perché appunto sono banalmente di meno. Nota come con il sensore più grande sostanzialmente le cose si ribaltano, quindi quello che era più facile realizzare con un sensore piccolo diventa più difficile. Vedi anche come abbia considerato questo aspetto della profondità di campo né un vantaggio né uno svantaggio, ma semplicemente una caratteristica, perché se per qualcuno che magari fa il ritrattista è molto importante avere una scarsa profondità di campo per staccare il soggetto dallo sfondo, per uno che fa il paesaggista, ad esempio, è più importante avere tutto a fuoco. Quindi non è necessariamente detto che un sensore più grande sia la soluzione migliore. Se fai il fotografo sportivo e la tua azione si svolge estremamente lontano da te, magari ti sei portato appresso 4-5 kg di teleobiettivo 500 mm f/4, ma comunque questo obiettivo è ancora corto, e quindi per avere una foto ben inquadrata probabilmente andrai a tagliare l'immagine del tuo sensore full frame. È evidente che se tu avessi lo stesso obiettivo montato su un sensore crop, quindi ad esempio su una PSC, è come se l'immagine fosse una volta e mezzo più grande, e quindi ad esempio se fai fotografo sportivo o magari fai caccia fotografica e ti piace fotografare gli animali che tendenzialmente quando ti avvicini scappano, avere un sensore crop molto probabilmente è un'ottima scelta, perché ti consente di sfruttare meglio l'intera superficie del sensore. Ti faccio anche notare come alcuni aspetti, come ad esempio la gamma dinamica, non sono legati esclusivamente alla dimensione del sensore, ma anche alla qualità complessiva del sistema, e questo in realtà è valido per diversi di questi aspetti. Quindi non necessariamente un sensore APS-C avrà una gamma dinamica ad esempio inferiore a quella di un full frame o una risoluzione inferiore a quella di un full frame. Questa cosa non è scritta da nessuna parte. Quello che è vero è che a parità di tecnologia un sensore full frame avrà una gamma dinamica migliore, ma ci sono svariati esempi di sensori APS-C che magari vanno meglio di sensori full frame con una tecnologia inferiore. Da tutto questo discorso vorrei che fosse chiaro che non necessariamente un sensore più grande significa fare delle foto migliori, avere una qualità migliore. Semplicemente quello che bisogna fare è capire il sistema che stiamo utilizzando, valutarne i limiti e comportarsi di conseguenza. E ci sono circostanze specifiche nelle quali appunto avere un sensore più piccolo può addirittura essere un vantaggio. Ti dirò di più, che ci sono esempi di professionisti affermati e anche di grande livello che vanno in controtendenza rispetto a quello che potrebbe essere un pensiero comune. Un ritrattista tendenzialmente appunto vorrebbe una macchina full frame per meglio staccare il soggetto dallo sfondo, ma Joe Edelman, che è un ritrattista e che campa fotografando persone, ad esempio lavora con macchine Olympus, ha venduto tutte le sue macchine full frame e adesso lavora con un sensore micro 4 terzi. Questo per dirti che se sai quello che stai facendo, semplicemente sceglierai uno strumento che ritieni adatto per fare quello che hai progettato. Se per Joe Edelman, ad esempio, il fatto di avere un corpo piccolo e degli obiettivi piccoli, quindi compatti e facili da trasportare, è più importante magari di avere quella profondità di campo così ridotta che magari neanche usi perché ad esempio è esageratamente ridotta, chiaramente avrà fatto una scelta in conseguenza di questo. Proprio questo sarà l'argomento della prossima puntata, quella che ti ho preannunciato all'inizio del video, ovvero come ottenere l'effetto bokeh, come ottenere la sfocatura dello sfondo. Non perdere questo video, quindi iscriviti al canale, ma nel frattempo fammi sapere nei commenti qui sotto quale sensore usi. Hai una full frame, una PSC, una micro 4 terzi? Come ti trovi? Grazie per aver guardato il video, lascia un commento, metti un mi piace, condividi il video e iscriviti al canale. Ma soprattutto, non smettere mai di imparare. Ci vediamo nel prossimo video.